Questa sera ci troviamo all'auditorium delle fondazioni alle 21 per parlare di un tema molto caldo, che è quello che riguarda da una parte la continuazione o meno dell'attività dell'inceneritore a Piacenza, posto che la Regione ha stabilito che al 2020 non dovranno più essere conferiti i rifiuti di Piacenza urbani all'inceneritore. Dall'altra, la possibilità reale di arrivare, attraverso invece una gestione virtuosa dei rifiuti, a chiuderlo questo inceneritore, applicando quella famosa economia circolare di cui tutti parlano, ma che sembra che nessuno sappia in realtà niente. Noi crediamo che Piacenza si trovi quindi a un bivio importante sul tema dei rifiuti e del risanamento della qualità dell'aria, perché è una delle città più inquinate della pianura padana, e il nuovo piano regionale gli offre la possibilità proprio di chiuderlo questo inceneritore e di arrivare a una logica di rifiuti zero. Quindi stasera abbiamo deciso di invitare a parlare due persone per avere delle esperienze positive proprio in tema di rifiuti e di buone pratiche delle amministrazioni. Quindi ci saranno Mario Bossini, che è il coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, che è una rete di 90 comuni che operano proprio una gestione sostenibile del territorio, e poi ci sarà Gabriele Foti, che è l'assessore all'ambiente e alla mobilità del comune di Parma, che è un comune che in due anni è riuscito, attraverso la raccolta differenziata porta a porta, a fare un 74% di raccolta differenziata, Piacenza ancora al 57%, a ridurre i rifiuti pro capite a 139 kg, Piacenza a 310 a testa, e abbassare la tariffa dei rifiuti. Poi ci sarà un'illustrazione da parte nostra di quella che è la situazione di Piacenza, interverrà l'assessore ambiente di Piacenza, perché noi pensiamo che ci siano le strade per chiuderlo questo inceneritore, ci sono esempi virtuosi e noi crediamo che Piacenza debba assolutamente modificare la sua strada e arrivare ad avere delle alternative a risolvere il problema dei rifiuti, che siano più verso la qualità di vita dei cittadini e la loro salute. Ecco, qual è la gestione virtuosa dei rifiuti? La gestione virtuosa dei rifiuti è intanto fare tutta una serie di accorgimenti per riuscire a ridurre la produzione dei rifiuti, quindi accordi con la grande distribuzione, non fare uso e getta, quindi accordi con gli ospedali, per esempio, le mense, eccetera. Fare una raccolta differenziata porta a porta spinta, in cui comunque differenzi tutto e paghi con la tariffa soltanto l'indifferenziato che produci. Quello che residua, anziché mandarlo all'inceneritore, lo puoi trattare con un impianto ancora di selezione ulteriore del materiale raccolto che residua dalla differenziata, che si può ulteriormente riciclare con trattamento meccanico biologico. Quindi quello che resterà alla fine sarà pochissimo, quindi si potrebbero spegnere in questo modo quasi tutti gli inceneritori dell'Emilia Romagna. Certamente i due più obsoleti, che sono quelli di Ravenna e di Piacenza, vanno spenti già da tempo. Il problema è che molti utility come Iren, che hanno grossi interessi economici sugli inceneritori, non hanno nessuna intenzione di spegnerlo, e quindi sono stati depositati in provincia, in regione adesso, due valutazioni di impatto ambientale per collegare l'inceneritore al teleriscaldamento e poter bruciare rifiuti speciali da fuori provincia, e quindi noi rischiamo di avere un inceneritore e di non alzare mai la nostra raccolta differenziata ai livelli che potrebbero essere anche dell'80-85%.